Grazie Presidente, Presidente, Assessori, colleghi. In questo documento che abbiamo analizzato non voglio ripetere cose già dette anche per non prendere del tempo, quindi mi limiterò ad alcune altre parti. In particolare però volevo fare una riflessione generale. Quello che io non ho visto in questo documento di programmazione economico-finanziaria è soprattutto l'essenziale, ossia non vedo proprio la visione politica, quella che è l'idea politica che dovrebbe stare alla base di questo documento. In particolare questa visione, questa mancanza di visione politica io non l'ho vista per tematiche fondamentali che dovrebbero servire per risanare, per mettere in piedi la nostra terra, la nostra Sicilia. E soprattutto per risolvere quelle criticità e quelle emergenze che potrebbero consentirci di, appunto, di risollevarci. E ad esempio mi riferisco alla sezione relativa all'agricoltura. Appunto, come faceva riferimento poc'anzi qualcuno, si parla del Made in Sicily. Chi è che non vorrebbe tutelare il Made in Sicily? Ok, ma come lo tuteliamo il Made in Sicily? In particolare si fa riferimento ai fondi comunitari, ai fondi statali, però oltre questo non ho visto traccia di altre azioni, Assessore, non ho visto appunto altre azioni e altri obiettivi. In particolare ad esempio il PSR prende in considerazione circa 2 miliardi di euro, più di 2 miliardi di euro, per più di 300.000 aziende, stiamo parlando di 350.000 aziende agricole. E quindi se noi andiamo a ripartire questa somma per tutte le aziende siciliane, ci rendiamo conto che sono veramente pochi i soldi di cui stiamo parlando. E quindi quello che dovrebbe avere la Sicilia è appunto un'idea economica di come rilanciare queste aziende, a parte i soldi comunitari, i soldi europei, anche perché e qui c'è un problema di mancato utilizzo, incapacità di utilizzare queste somme delle PSR. Abbiamo presentato di recente diverse mozioni, diversi ordini del giorno proprio per sottolineare come questi fondi si perdono, come centinaia di aziende giornalmente falliscono, aziende agricole, perché non si riescono appunto a utilizzare questi soldi. Ma perché non si utilizzano? Innanzitutto dovrebbero andare a essere modificati anche i criteri di ripartizione, perché la Sicilia fino ad oggi ha pensato a finanziare soprattutto le grandissime aziende agricole, anche a causa di azioni e politiche messe in atto fino ad ora anche dalle precedenti legislazioni. Ma in questo caso noi stiamo parlando di più del 95% delle aziende siciliane che sono aziende medio-piccole, quindi ci rendiamo conto che anche nel caso in cui questi fondi del PSR andassero a finanziare tutte le aziende, sono veramente poche le aziende siciliane che avrebbero dei vantaggi economici da queste azioni. Quindi come intende il governo risolvere questi problemi? Soprattutto sembrerebbe che l'assessorato agricoltura voglia evocare a sé le competenze dell'ESA. Ecco, io credo che il governo dovrebbe approfondire alcune normative di settore, in quanto sembrerebbe che questa azione potrebbe andare in contrasto con il principio della separatezza delle funzioni che è stato introdotto dalle recenti disposizioni di legge, in quanto, leggo testualmente, sottrae di fatto all'assessorato regionale dell'agricoltura molte delle competenze previste dalla legge regionale 73-77, consegnando all'ente di sviluppo agricolo l'esclusività nell'attuazione degli interventi di consulenza aziendale in agricoltura come ente pubblico. Non è infatti possibile che uno stesso soggetto, in questo caso l'assessorato regionale dell'agricoltura, possa al contempo svolgere le funzioni di assistenza tecnica, ora consulenza aziendale, e di autorità di gestione, ossia programmazione, gestione e controllo della spesa. Quindi credo che si dovrebbero rivedere queste intenzioni, ma soprattutto bisogna capire come bisogna risanare queste aziende, come bisogna andare verso la tutela di questa moltitudine di aziende siciliane che, ricordo, sono aziende medio-piccole che giornalmente falliscono a causa di una burocrazia
elefantiaca. Ricordo che noi abbiamo veramente livelli di biodiversità e livelli di ricchezza e di condizioni climatiche che fanno sì che la regione siciliana è un unicum a livello europeo. Quindi veramente finora la politica e tutte le associazioni agricole che dovevano tutelarle si sono impegnate molto per riuscire a ridurla nello stato in cui si trova oggi. Credo che non era assolutamente facile, però ci sono riusciti. Per quanto riguarda il servizio idrico, non ho trovato una vera azione politica chiara anche in questo caso per come desse risposte relativamente all'emergenza idrica. Come si vuole risolvere l'emergenza idrica? Noi stiamo parlando veramente di una regione dove ci sono delle assurdità, ad esempio da un lato perdiamo l'acqua in mare a causa delle ingentissime perdite idriche a causa delle reti colabrodo. Buttiamo in mare anche le acque reflue depurate a causa dell'assenza di impiantistiche moderne all'avanguardia. Buttiamo a mare l'acqua volontariamente a causa della mancata manutenzione nelle dighe e inoltre non riusciamo a convogliare le acque piovane, a raccoglierle, a captarle. Questo succede in una regione dove in buona parte dell'anno ci sono dei deficit idrici pesantissimi, quindi quali sono le azioni che la regione intende mettere in atto per risolvere queste emergenze idriche? Non si evince assolutamente da questo documento. Poi per quanto riguarda le azioni relative alle infrastrutture, al turismo, ai trasporti, si parla di aeroporti ma in maniera generica. Presidente, io mi auguro che finalmente si possa risolvere il problema ad esempio dell'aeroporto Airges di Trapani in maniera corretta. Mi fa piacere che qui oggi c'è presente anche l'assessore all'economia. Finalmente il problema dell'aeroporto di Trapani si possa risolvere in maniera corretta, coerente con le norme, perché la Corte dei Conti ha ribadito che le modalità con le quali l'aeroporto di Trapani fino ad oggi è stato finanziato va in contrasto con la normativa sugli aiuti di Stato e quindi dobbiamo trovare la modalità corretta, ma ad oggi sembrerebbe che si sta prendendo ancora questa strada. E quindi dobbiamo trovare la modalità per salvare l'aeroporto, ma in coerenza, perché è assolutamente un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Ma non dobbiamo ovviamente andare contro le normative, dobbiamo informare la Commissione europea competente e dobbiamo andare a mettere in atto le azioni. Quindi mi fa piacere insomma che siete concordi su questo. Quindi credo che un approfondimento è assolutamente dovuto in questo senso e mi auguro che anche su questo caso si possa andare, diciamo, ci possa essere assolutamente un cambiamento. Per il resto, purtroppo le conseguenze che devo trarre da questo esame sono sicuramente di preoccupazione per il futuro della nostra terra. Mi auguro che questo documento non sia tutto quello che c'è in atto, insomma, nelle intenzioni del governo per la nostra terra, perché sennò la preoccupazione non può che essere il sentimento predominante. Grazie.